Buongiorno a tutti, bentrovati. Martedì 3 marzo 2020 e i mercati stanno lottando nel fango per tentare un recupero. Allora, vediamo un attimino la situazione sul DAX. Come vedete siamo a recupero del 23%. Stiamo lottando su questa zona fra 12.000 e 12.200 dove ci sono i massimi di ieri. La cosa simpatica di oggi è che comunque il top di giornata è giunto intorno alle 11, 11 e tre quarti, 11:50, quindi è una fascia oraria abbastanza sospetta. Adesso ad ogni modo abbiamo questo swing facilissimo da vedere, e lo mettiamo un po' più ampio. Ok, 12.220 è senza dubbio la resistenza fondamentale in questo momento, anche se in buona sostanza non avremo elementi di particolare ottimismo fino a che il DAX non dovesse recuperare area 12.500. Ecco, quello potrebbe essere invece un buon segnale, recupero del 38%. Recupero di questo tentativo di base rialzista, poi fallito, poi culminato per ora con i minimi di ieri in un'area direi abbastanza importante, nel senso che comunque ci siamo temporaneamente appoggiati su questa base qua. Come vedete, livello era importantissimo perché appunto fatto da resistenza a novembre 2018 prima dell'ultima gamba di ribasso che poi ha rilanciato tutto il mercato toro dell'anno scorso. Questo failure swing in questa zona, minimi dello scorso giugno e questa sorta di testa a spalle di un uomo senza collo, direi, visto come dove arrivano le spalle, però insomma testa a spalle si tratta, sviluppato durante tutto il mese di agosto scorso. Quindi livello importante che per ora il DAX ha tenuto. Allora dobbiamo capire un attimino come stiamo messi. La giornata di oggi è importante perché ovviamente una chiusura sopra 12.220 sarebbe un buon segnale e aiuterebbe a tentare di continuare il rimbalzo fino a dove è difficile dirlo, però potrebbe essere appunto questo 38% appena sotto i 12.500. Vedete, è un altro livello importante. Questo lo mettiamo in verde e lo identifichiamo come potenziale target. Ovviamente in queste 2 ore insieme oggi dovremmo già vedere qualche indicazione interessante, perché secondo me se oggi chiude negativo, con buona probabilità vanno a costruire le basi per andare eventualmente ad affondare in questa zona qua verso 11.2, 11.2, 11.3, insomma quello che sarà. Vediamo, perché ovviamente se si riparte in tre onde, allora appunto oggi deve assolutamente consolidare e riuscire a chiudere più alto, secondo me. Cercare un appoggio in questa zona e dopodiché vedere se si riesce a correggere non oltre questo livello qua, per poi andare a cercare di chiudere il gap. Quello che va fatto in questo momento è non escludere nessuno scenario, non escludere il long perché c'è panico da notizie e quant'altro, perché tante volte questi crash sono stati riassorbiti anche abbastanza rapidamente. Quindi questa settimana importantissima. Noi ovviamente adesso vedremo cosa si può fare in questa situazione. Io stavo controllando anche un po' gli americani, poi ieri in membership abbiamo aperto uno spread Nasdaq versus S&P, quindi siamo pro Nasdaq. Da ieri sta andando anche piuttosto bene. Oro ha ritestato un'area che era importante, molto importante, 1560. Io
Lo aspettavo, volevo fare il falchetto qua a 1550, ma niente da fare, non me l'hanno conceduto per ora. E quindi aspetto. Vediamo un po' come siamo messi a livello di volumi. Ecco, per oggi quantomeno abbiamo un POC più elevato. Attenzione che il POC di oggi è 12.170, quindi inevitabilmente per avere un buon segnale bisogna chiuderci sopra. Ieri siamo finalmente riusciti a chiudere sopra il POC. Venerdì avevamo chiuso comunque in concomitanza. Quindi piano piano si può creare qualcosa di interessante. Ecco, notiamo anche che ovviamente tra il POC di venerdì che era 11.9 e diciamo indicativamente questa zona qua 11.780, come potete notare, sono stati costruiti tanti volumi. Questo allarme qua non mi serve più, perché l'avevo messo perché se fosse tornato in quella zona avrei comprato, ma non l'ha fatto. Quindi abbiamo questa zona che diventa un supporto importante. Ovviamente meglio che non vada neanche a cercarlo, però insomma questa è la situazione. Andiamo anche a vedere se eventualmente riesco a beccare dei supporti per l'SP. Però vedete che l'SP ha creato invece la sua zona supportiva in questa zona. Dopo potete guardarvi la registrazione e ve li trovate, perché ovviamente per seguire questo eventuale movimento del mercato possiamo notare, ecco, questa zona qua è supporto per l'SP. Sono stati generati volumi importanti. Ovviamente per noi più a breve, se Wall Street aprirà maluccio, il primo supporto dovrebbe essere questo a 3040 circa, dove sono dei massimi precedenti, c'è poco volume in questa zona, quindi possono essere lavorati nuovi volumi. Ok, abbiamo testato su SP 3100, livello importante. Ovviamente l'SP è molto più forte del DAX. Il DAX ha recuperato al 23%, l'SP ben oltre il 38%, è arrivato a metà tra il 38 e il 50%, quindi sostanzialmente 43-44% ha ritracciato. E adesso vediamo se e come si muoverà la situazione che ho fatto io. Allora, aspetta un momento. Oh, posto. Vado a seguire questa situazione qua e può apprezzare anche un renko al 50%, l'avevo fatto vedere ieri, ma per altri motivi. Allora, mettiamo un renko un po' più breve. Allora, controlliamo un attimo. Qua a livello di spread siamo sul punto e mezzo. Quindi sostanzialmente, vabbè, fare un renko a 8 non ha senso. Facciamo un renko un po' più spedito e un po' più lento, scusate, non così veloce come l'8. Ve lo faccio a 20, così dovremmo avere, ecco, un buono snodo temporale. Ok, dovremmo avere più o meno a naso, direi che dovremmo stare sui 5 minuti. Lo vediamo subito. Allora, mettiamo 5 minuti. Mettiamo l'Everest True Range. Mettiamo una media mobile.
Porca boia. Punti a 5 minuti, quindi siamo sostanzialmente su 3 minuti come time frame con un 20. Mi va bene, però voglio fare questa cosa, cioè cambiare questo indicatore, mettergli un colore un po' più tenue. Un po' meno spesso, ho fatto l'istogramma a 5 punti, così non ci copre le barre. Poi ve lo passo, ragazzi, per allora, per Matt, lo dico a tutti perché lo potete trovare in internet, ovviamente non è un prodotto mio, quindi lo puoi cercare, Matt, in questa zona qua. Poi a voi dell'Academy ve lo passo nel vostro canale Telegram. Però ecco, se fai questa ricerca più TPO MT4 dovresti trovarlo. Si chiama così, guarda, vedi, più TPO, che sta per Time Price Opportunity. Allora, vediamo un attimino, mettiamo il nostro Thermal che ci aiuta sempre bene. Ve lo scurisco per vederlo un po' meglio. Ok, bene. Frattempo, siccome su Renko mi sa che tradate non ci vanno, troppa roba avevo. Allora, se mi appoggia in questa zona, cerco di comprarlo cercando di arrivare sul top. Per aiutarmi un attimino, però ci butto comunque dentro un RSI giusto per avere un minimo di timing eventuale. Migliorare la situazione, ovviamente andiamo in sottoleva con 1 euro al punto, anche perché se riesco a fare il giochetto, se riusciamo a fare 100, 100, 200, sono comunque 100 euro, soprattutto siamo tranquilli, perché insomma andare a comprare così è un po' complicato. Ovviamente io cerco di comprare in quest'area qua. Metterò uno stop qua sotto e il target qua sopra. Allora, Giampiero mi dice: vedo un testa spalle rialzista in formazione su DAX a 5 minuti. Questo sarebbe questo, Giampiero, e tra l'altro ecco, è anche compatibile con la mia operazione, perché ovviamente la rottura della neckline, che è proprio tracciata con la trend line,
rottura pullback, ripartenza è un classico, quindi proprio proviamo a fare quello. E adesso vedo se mi arriva in iper l'RSI e aspetto una candela setup per ripartire e faccio questo tipo di operazione. Mettiamo anche, giusto per avere un'idea, il volume. Comunque continua a essere intenso in questi giorni. Tenete conto che quando l'attività del mercato è normale, 200 volumi sono tanti al minuto. Adesso vedete che praticamente molto spesso si lavora sopra i 200, cioè c'è una partecipazione al mercato che è importante, notevole direi. Ore 14:33. Scappa, pace, amen. Poi ragazzi, settimana prossima vi farò sapere le news per la vi farò avere delle news per la membership scontata, eh? Le membership abbiamo iniziato a rilanciare un po' di discorso invece sul Candlestick, con dei training system fatti per il Candlestick. Abbiamo reintrodotto il concetto di spread trading, che è importante in queste fasi in cui è periglioso prendere una direzione. Ok, vediamo se si dà setup. In ogni modo, vedete, il A8 è troppo veloce il renko con questa volatilità, eh? Devo farvi notare questa cosa. Maschera dell'ordine la metto fuori così non vi impallo lo schermo, tanto appena faccio l'ordine lo vedete.
Allora, niente, si cazzeggia, vediamo. Adesso vedo se... una prova per vedere se riesco a migliorarvi la qualità video e chiedo a voi un feedback, ragazzi, se vedete e sentite bene, eh? Perché adesso ho migliorato la qualità video e vediamo se datemi conferma che riusciate a vedere e sentire bene, se no abbasso la risoluzione di nuovo. Ok, grazie Ludian, grazie Matt. Allora, no, non c'è, non abbiamo l'RSI, però abbiamo il livello di prezzo che mi interessava. Adesso vediamo se dove eventualmente genera punto di entrata. Aspetto quantomeno una candelina rialzista un minuto, o quantomeno un'inversione di questa tendenza, vedete gli ultimi 5 minuti con massimi decrescenti. Adesso abbiamo pure l'RSI. Trendline ovviamente è un placebo considerata la situazione del mercato, ovviamente si va sul livello di prezzo e cerca di interpretare il potenziale del mercato. Se mi passa al massimo della candela prima entro. L'avarizia va, apriamo due, va, mi piace il prezzo, vediamo se ci crea setup però. Tante candeline rosse, però in compressione di volatilità non mi dispiace, eh.
Ok, ah, sicuramente mi rinculerà, però allora vediamo di trovare. Vediamo di trovare. Vabbè, il target lo so. Andiamo proprio. Hop che abbia un senso. Considerato che il target ci produce 260 euro, produrrebbe 260 euro. E sostanzialmente sono 100, 130 punti che abbiamo di target. Potremmo metterne un centinaio di stop, quindi fare 11, 9, 97, vediamo dove casca. Ci serve un gran poco, nel senso che il supporto è questo, quindi però potrebbe essere, in caso di trappola, una protezione sufficiente. Quindi va bene, dai, stiamo così. Abbiamo 200 euro di rischio e 260 di target. Va bene sostanzialmente, dai.
Tra l'altro volevo dare una sbirciata al VIX. Che sta rientrando un po', magari swinga qua a 30, se va lì a 30 è buona, è buona perché ovviamente spinge in alto le borse. Poi ci seguiamo anche l'andamento di Moderna Inc, che è la società di Bill Gates, che sta probabilmente che distribuirà il vaccino per il coronavirus per Ludian. Allora, la motivazione per un target così elevato sì è questa, anche se appunto c'era questo testa a spalle dove appunto sul primo impulso ovviamente potevamo trovare questa intersezione con la neckline. Stavo guardando, ha segnato Giampio a 5 minuti e questa lettura di RSI, quindi rottura, pullback su questa zona e ripartenza. Ovviamente se interpreti solo questo tipo di operazione hai lo stop qua sotto, se dal punto di entrata vai a mettere lo stop appena sotto la formazione testa a spalle, ovviamente vai a target qua e non cercando di arrivare fino in alto. Quindi questo è. Tanto nel vostro canale dei Renki, dei membri Renko, vi ho passato una cartella zip con dentro gli indicatori, quelli del market profile, e vi passo pure i punti pivot. Tra l'altro qua comunque vedete anche il ritracciamento che ha fatto il DAX, è stato buono perché ha ritracciato sul 61. Ad ogni modo vedete che pur con una volatilità comunque importante, è comunque già un'altra cosa rispetto a settimana scorsa, e si nota questa discesa del VIX, perché comunque Siamo passati da 47, non so se è arrivato anche a 49, 47 sicuramente, e quindi comunque da 47 a 33 è una bella compressione di volatilità. Diciamo che l'ideale per un trader sarebbe avere il VIX intorno a 20, tra 20 e 25. Quindi hai un mercato che non ti crolla miseramente come settimana scorsa, però hai degli swing dinamici, ti inserisci abbastanza bene, puoi essere abbastanza veloce. Allora, una cosa che andrei a fare, se va a chiudere per diciamo 3-5 candele sopra questi livelli, tiro lo stop a pari, perché a quel punto, data anche la volatilità, se consolida in quest'area qua deve trovare accelerazione, e quindi se fa questa cosa qua metto un trailing. Per ora ovviamente non posso farlo perché sono appena sopra l'entrata.
Per carità, sono 25 punti sopra l'entrata, però sappiamo benissimo che 25 punti è qualcosa di risibile in questo preciso momento, quindi attendiamo. Ovviamente poi tempo che arriviamo in apertura dell'America, ovviamente ci sarà volatilità, quindi se non parte spedito e si presenta in questa zona in apertura di Wall Street, se siamo più o meno qua, meglio stopparsi eventualmente a pari e valutare un'entrata successiva, perché questi lestofanti voglio lasciar nulla. Un po' di pulizia, togliamo anche il massimo, tanto lo vediamo con il target qual è, e a mettere un po' i pivot point di oggi, giusto per vedere dove sono piazzati. Okay, l'Everest pivot è 11.960. Aspetta un momento che lo mettiamo un po' più carico, se no non si vede una ceppa. Ok, si vede una ceppa comunque, che brutto, madò. Non me lo fa cambiare. Dopo gli andrò a cambiare il codice io, allora. Sta sulle balle. Sta sulle balle, mi sta sulle balle. Allora, a vedere qua. Faccio vedere anche a voi. Oh cazzo. Ok, va. Già meglio. Ma non ho fatto giusto però. Vabbè, ciccia. Ce ne laviamo le mani come Ponzi Pilati, va. 11.960. Mo se vede. Oh, ecco, no, ha sballato. Oh, l'ho cambiato giusto allora, buono. Buono. Ok. Le mie capacità di programmazione sono limitate.
Ore 3 in Italia, eh? Svirsa anche a come si muovono gli americani. Siamo abbastanza correlati adesso. Tra ieri e stamattina il DAX è rimasto molto molto più debole. Molto molto più debole. Dice fare attenzione alle 3.03 del 3.3, però forse le 3 proprio del mattino on AM PM, però vediamo lo stesso. Dipende, Aldo, a volte lo metto in macchina, a volte lo attivo manualmente. Se la mia size è sotto controllo, non lo metto neanche in determinati casi. Soprattutto se penso alle operazioni in scaling in, quindi ho 2, 3, eventualmente 5 entrate. Lì ovviamente non lo metti perché hai uno stop loss di strategia più ampio. In questo caso l'ho messo perché vado a comprare a 12.100 quando ho una resistenza fortissima a 12.200, quindi sono teoricamente posizionato male, nel senso che ho tanto spazio sotto e poi ci riproponiamo verso 11.870. E quindi in questo caso de devo fare così. Ovviamente poi sono anche in leva 2, quindi poi leva 2 circa, e adesso te lo dico con precisione quella che è la leva. Allora, così poi anche chi non sa fare questi calcoli lo capisce. Allora, noi abbiamo comprato a 12.096,61, quindi avreviamo per comodità 12.097, abbiamo comprato due lotti, quindi il mio controvalore è 24.194 contro un conto che è 15.355,65. Quindi vuol dire che sto operando in leva 1.57. Ovviamente con questa volatilità il mercato esprime circa un 5% al giorno. Quindi ogni giorno mi può costare fino al 7-8%. Quindi poi
In questo caso, se sono piazzato bene, posso non mettere lo stop, o se voglio fare un'operazione di più lungo respiro, posso fare un'entrata in due colpi. Qua ovviamente abbiamo una statistica a supporto, che è appunto la rarità di un massimo segnato fra le 11 e le 13, e quindi stiamo interpretando questa e abbiamo cercato come timing questa zona, questa entrata qua, perché era il pullback di un testa a spalle un minuto. Quindi l'operazione è molto breve, a poco respiro, a poche basi per essere così solida, per essere lasciata. E soprattutto poi perché ovviamente completata settimana scorsa abbiamo avuto un quadro più chiaro di quella che era la situazione durante settimana scorsa. Ovviamente si provava a intercettare dei supporti che sono stati mangiati come nulla fosse. Adesso abbiamo migliori punti di riferimento e soprattutto in questo momento, poi vedremo se andrà a continuare. In questo momento la volatilità è in discesa, quindi diventa più facile. Con la volatilità in salita, settimana scorsa era più complesso. Ovviamente poi, come vi dicevo, se va a lavorare qua sopra, attendiamo almeno tre chiusure più alte. Nel momento in cui dovesse farle, tiro il trailing stop a parte. Adesso vediamo. L'SP, adesso vi levo il terminale così vediamo tutto, sta andando a ritestare il massimo. Nasdaq è rimasto un po' attardato, eh. Anche se poi vedete, il Nasdaq era più forte in questa zona, quindi sostanzialmente siamo lì. L'SP oggi in buona forma. Da dove arriva questa, non è una trend line, è il Fibo. Ecco perché mi rompeva le era fuorviante, no, quella trend, serviva a nulla. Non sembra che il livello se lo stia giocando abbastanza bene. Vediamo, è chiaro che è essenziale oggi riuscire a chiudere veramente sopra 12,2. Sarebbe un bel segnale di potenziale continuazione. Si andrebbe con ogni probabilità a vedere 12,5, non so se domani o giovedì. Però a quel punto, insomma, si potrebbe ripristinare qualcosa. Secondo me 12.500 lo facciamo. Oltre bisogna capire come ci arriviamo. Sì, Aldo, ovviamente fare scaling. Prima di tutto, short non lo farei mai, indipendentemente dalla situazione dello scaling. Short va fatto, non è vero, è quello che faccio io, cioè semplicemente è la mia metodologia, però lo scaling prima di tutto lo faccio solo sul long, perché appunto è di lungo periodo, è più di lungo periodo, è più di ampio respiro. Lo short io lo faccio quando lo faccio, ma molto raramente a breakout e con target veloci, perché le ricoperture sullo short sono selvagge, rapide e molto selettive. Quindi comunque quando il mercato ricopre non si fanno prigionieri, cioè parte parte e tu rimani col serino in mano. E poi è chiaro che ovviamente la volatilità sulle azioni è tipicamente 2,5 volte la volatilità sugli indici, ma d'altronde questo è logico, perché gli indici sono delle medie, sono medie dell'andamento di titoli, e quindi comunque inevitabilmente
inevitabilmente comportano maggiori rischi. Cioè, per me le azioni vanno tradate in modalità long, cercando appunto eventualmente, quando il mercato scende, di fare degli scaling in per costruirsi un lotto da tenere nel tempo, un lotto complessivo da tenere nel tempo. E ovviamente poi ci vuole una buona capacità nello scegliere quali azioni, perché sennò rimani incastrato. Però ecco, come operatività si fa preferire così sull'azionario, almeno per me. Dopo ognuno può fare ciò che vuole, però per il sottoscritto è molto difficile riuscire a fare uno scanning sullo short. Cioè, già non mi viene bene, perché poi adesso poi exposed dice sì, ah, che belli short che c'erano, però è sempre abbastanza difficile, perché naturalmente poi i grafici si sporcano, i livelli vengono saltati facilmente. C'è maggiore partecipazione al mercato, lo si vede, i volumi sono in gran crescita. Figurati, Aldo, ci mancherebbe. Ma vediamo se hanno voglia di fare questo breakout di 12.150, diciamo, sostanzialmente quello è.
Sembra che oggi il DAX sia un pelino più reattivo rispetto a ieri. Ieri in America faceva molto bene, il DAX faceva una fatica a abbandonare determinati livelli salendo. Invece oggi reagisce abbastanza bene, che è un piccolo indizio circa una possibile ripresa del mercato. Ripeto, indicativamente penso che 12.500 sia fattibile, poi oltre è difficile vedere adesso. Ora ragazzi, faccio 15 minuti di pausa, facciamo 15 minuti di pausa e ci ritroviamo per l'apertura di Wall Street. A tra poco.
Allora, rieccoci ragazzi. Io ho tirato il treno in stop e da queste candelazze che stanno facendo si capisce il perché. Ovviamente poi tra l'altro ha appena aperto Wall Street, quindi figurarsi se non andavano a vendere la PAP, che erano quasi in gap. Sì, buona cosa tirare il training stop. Purtroppo con ogni probabilità mi butta fuori, però non si può rischiare sull'apertura. Se l'avessero fatta di impulso a rialzo, ok, ma in questi giorni la prima mezz'ora soprattutto è stata quasi sempre di sofferenza per le borse, quindi inevitabilmente meglio proteggersi. Adesso mi prendono il training stop e pace. Andremo a cercare un'altra operazione, eh? Tax, tra l'altro, ricomincia a essere più debole. Ecco, quando ovviamente per avere un buon mercato dobbiamo assistere a un recupero di forza forza relativa da parte del DAX. Se ciò avviene, avremo un primo segnale che avremo un primo segnale. Il mercato si sta ripigliando, vabbè, 10 euro meglio che niente. Devo chiuderlo anche prima di Wall Street, non ci ho pensato, però vabbè, insomma, dai. Del domani non v'è certezza, eh. Ma vediamo se c'è qualche livellino interessante. Quindi lo aspettiamo sostanzialmente su questa base. Ora faccio così. Mi limito ai due, così abbiamo un po' di più di profondità, si riesce a vedere qualcosa in più. Anche il massimo dell'SP è stato fatto a Wall Street chiuso, quindi comunque anche eventualmente l'SP ha una buona chance di andare a fare un nuovo massimo.
quanto spread qua c'è. Che si muove talmente veloce che non riesco a capire che spread c'è. Siccome non lo riesco a capire, me lo faccio dire, cosa ho sbagliato? Mezzo punto. Vabbè. Proviamo. Sull'SP si muove bene. Ok. $5 al punto. Mi prenderò a 72. Buono. Allora, proviamo sta ripartenza sperando che la faccia. Papà, 3092. La boia, ho sbagliato la size. Sbagliato la size. Ha messo 5 anziché 0,5. Un bell'asino, eh. Vediamo se un po' di culo mi premia. Per Mirko è semplicemente statistica. Le probabilità dicono questo. È chiaro che se tu hai un'Europa che parte e comincia a perdere l'1,5-2,5% al mattino, è chiaro che anche gli americani avranno il loro top, hanno il loro top. Ovviamente sui future, quando Wall Street è chiusa, quindi quel massimo non lo vedi più. Però se il mood della giornata è rialzista, tendenzialmente avrai delle buone chance, quindi comunque cerchi di fare questo. Grazie.
Una lotta senza quartiere? Non gli lasciamo più spazio perché ho canato la size. Mi sono fatto ingolosire da questo potenziale gain e quindi proviamoci. Difficile, ma vale la pena, no? E beh, te pareva? Era impossibile, ma oh, vabbè, come abbiamo fatto? Va bene così, Avete assistito a una cazzata che ho fatto? Non se rincula indietro, la apriamo ma con la size giusta a sto giro. Zero cinque. Andiamo. Allora, no, adesso è giusto, la size. Ecco qua, mo. Adesso impostata corretta. Vedete che è giusto.
detto, dai. Questo stop qua. Rischiamo giusto quello che ci abbiamo messo dentro, cioè quello che abbiamo guadagnato prima. Ovviamente potevo gestire meglio, ma pace amen, perché tanto questo mercato non è semplice. Vediamo, il recupero di 3079 potrebbe già, quindi questo swing qua può dare spinta quantomeno per andare a 3090, poi vediamo. Un altro elemento che putta di long con swing ribassisti più piccoli rispetto agli swing rialzisti. Ora, noi ieri abbiamo avuto questo swing ribassista troppo grosso. Se anziché aver avuto questo, ne avessimo avuto uno così e il mercato si fosse sviluppato normalmente in una comune giornata long, allora avremmo avuto un normale climax rialzista. Qua ovviamente il mercato è ancora ampiamente malato, c'ha il coronavirus, cazzo de virus. Vediamo, anche abbastanza ribassista il VIX. Vediamo il nostro Bill Gates cosa fa oggi. Oggi prende la pin, ma vabbè, ci sta. Niente, o di salire non c'hanno voglia. Sta mollando un po' il POC.
La prima mezz'ora di Wall Street direi che è andata ampiamente, come si suol dire in gergo tecnico, a remengo. Vediamo quella dopo, perché l'apertura su Wall Street difficilmente sono lineari a un'ora, anche se ovviamente questa apertura è in trend, perché il trend è ribassista, quindi... Ok, ma si stoppa. E allora, vediamo di tornare al DAX. Anche il DAX ha mollato, hanno mollato abbastanza male per il momento. Però occhio che l'S&P è andato a prendere il VWAP. Quindi concentriamoci su quello. Vediamo se va a costruire una divergenza, rientriamo, se no ciccia, eh. Ovviamente ho messo uno stop un po' barbon appena sotto qua, e quindi va ma temporaneamente chiavato, ma non si può regalare molto al mercato. Allora, facciamo una cosa intelligente, visto che prima si è parlato di scaling in, proviamo a farlo. Ovviamente io entro con il minimo e mi metto qua. Giusto per fare la famosa operazione di breakout. Dopodiché, allora, lo facciamo con questo, e facciamo, allora potremmo avere un altro pending da 0,1. Lo farò da 0,2. Ok, così praticamente da 52,08 saremmo più o meno a sto livello qua, e il target lo metteremo qua. Se invece riparte, ciccia. Ovviamente qua si vedono larghe le barre, ma rimettiamo così. Ecco. Anche perché oggi aperto 14 euro, che mi fa girare il cazzo visto che 2 su 3 erano entrate buone. Ma scherzi a parte, proviamo a vedere se rispetta questa cosa, visto che proprio dal punto di vista statistico ovviamente ultimamente ha rispettato poco queste cose, questi elementi appunto di timing dei mercati. E quindi piano piano che il mercato rimbalza, si ristabilizza e ritorna a normale regime,
quindi l'utilizzo di questa statistica piano piano dovrebbe ricominciare a funzionare, ovviamente. Con un mercato così ben swingato, azza puttana, scusate il commento, ma come cantava Mondo Marzo, quando entro nel locale scoppia la bomba, man, cos'è accaduto? Hanno trovato il virus, virus, ma fanculo, il vaccinus. Ragazzi, ragguagliatemi su questa libidina. Vaffanculo, abbiamo guadagnato. Ma che bellezza. Io godo quando vedo il mercato salire. Mi chiedo scusa se qualcuno era short, però personalmente amo. Mi rialzo. Ragguagliatemi, cos'è accaduto? No, voglia di cercare. Datemi un contributo. Ah, hai capito. Beh. Sì. A sorpresa per noi, Giampio, perché quei gran figli di Troia, quando l'hanno buttato ieri giù a fare l'ultimo collasso, lo sapevano, dai. Scusate se guardo New Zealand Yen, ma c'ho una posizione sul mio conto. Con questo onesto target, comincio a crederci. Ah sì, ciccia Giampio, guarda. No. Sono stato scarso io, cioè nel senso avrei dovuto calcolare il range della volatilità e anzi, sì, Vincenzo, siamo ancora aperti in gestione sul DAX.
Non me la sono sentita di fare la scalata ieri a 11,8 perché l'avevo messa a 11,4 e purtroppo è stato un errore, però con calma vedrete che... Allora, il discorso è questo, ragazzi. Il discorso è questo, forse, nel senso che del domani non è certezza. Se la Fed ha fatto questa mossa, siccome poi parliamoci chiaro, che su questo canale ci parliamo chiaro, allora, era l'America che aveva bisogno di fare questa crashata qua, eh. Se qua arriva la Fed e fa la mossa del taglio, anche solo per una questione di immagine della Fed, non fanno andare il mercato giù. Far vedere che è un fallimento questa mossa. Ergo, secondo me, alla luce di quanto è successo oggi, poi magari sbaglio, si va a chiudere il gap. Si va a chiudere il gap a questo punto, secondo me. Qui comunque le operazioni sul DAX le chiuderemo in guadagno anche quelle. La cosa che mi fa più piacere comunque, ragazzi, è che con le gestioni abbiamo fatto veramente un buon lavoro, perché siamo andati sotto veramente di poco, 1-2% la growth e 7% la lightning, che è quella più aggressiva. Quindi, siccome sapete benissimo che il nostro benchmark è il DAX, direi che ne siamo usciti benissimo da questa situazione. Ci si poteva fare veramente molto male, lo sapete benissimo, perché sostanzialmente il DAX ha fatto quasi meno 20, quindi significa che con un leva 5 eri fuori mercato, nel senso bruciato, ok? Quindi comunque sono molto contento del lavoro fatto. Dopodiché, adesso, come vi dicevo, aspettiamo che si stabilizzi, se ci fanno la grazia di far tornare il VIX verso 23-25. Lì si lavora bene, mi metterò di buzzo buono per cercare di arrivare quanto più velocemente possibile verso un 30-50% di performance. Anche perché poi finalmente, ragazzi, concluderò questa epopea del trasloco, perché sono ancora mezzo ufficio da una parte e mezzo dall'altra, perché ci sono mille cose a fare. E quindi sarò anche io in condizione di lavorare finalmente bene, perché veramente, essendo mezzo autistico, ho bisogno anch'io tutti i miei punti di riferimento, di non sentirmi precario dove sono a lavorare. Proprio parlo di logistica dell'ufficio. Facciamo una cosa di scaltrezza. A meno che tutto questo rialzo di ieri già non prezzasse, però io voglio levarmi sto sfizio.
vedere se fa un'uncinatura, giusto per. Una roba tipo. H7 parla Powell. Allora mi sa che lo fanno ripartire quando parla Powell. Ripartirà quando parla Powellone nostro. Avevo qua sopra sbagliato. Pace e amen. Ci riproporremo quando parla Powell, se va giù. Se si continua ad andare giù oltre qua, però boh. Anzi, sapete cosa faccio? Sempre che mi lasci il tempo di farlo. Il tempo di morire. Allora, 12 e 2 siamo piazzati. E io faccio un'altra scalata a 12.010. Così faccio 110 di carico. Perché secondo me, al di là della reazione ovviamente bipolare di un mercato che è ancora un po' malato, ripeto, secondo me la... Orca boia, cosa ho fatto? Secondo me la decisione della Fed non andrà a vuoto. Non andrà a vuoto, quantomeno nel breve. Quindi comunque la piazzatura a 12.100 non mi dispiace. Dovrei avere la metà, dovrei avere 0.505, però insomma dai. Allora, vediamo un attimo una roba. Andiamo a vedere.
perché secondo me il VIX può tornare, ecco, in questa zona qua, 27, ma se torna lì inevitabilmente il mercato si riprende, ragazzi, si riprende, quindi mi aspetterei quello. Io uso investing.com. È un sito che è fatto bene, mi piace. Tra l'altro il responsabile per l'Italia, signor Lamanna, è veramente una persona in gamba. Mio concittadino bresciano, di più zone Lago di Garda, io ormai più zona Medio Oriente perché sto a Cipro, ma insomma è un ottimo sito. Poi trovi di tutto, trovi anche i grafici in tempo reale, fatto veramente bene. Tra l'altro ovviamente questa è c'è la versione italiana, ma il sito è Israele, l'altra parte del mare rispetto a dove sto io. Allora ragazzi, abbiamo raggiunto le 2 ore. Allora noi ovviamente, allora, prossimi step con i ragazzi della membership, ci vediamo giovedì stessa ora di oggi, dalle 2 alle 4. Per i ragazzi della Renko Academy ci vediamo venerdì per il workshop, sempre dalle 2 alle 4 del pomeriggio, e poi ovviamente si riparte settimana prossima, lunedì 2 ore insieme dalle 4 alle 6 per i ragazzi della membership, e poi martedì prossimo ovviamente la nuova sessione di live trading gratuito aperto a tutti, dove appunto vedremo questa operazione recap 12.010, 12.010 apro, quindi faccio posizione a 12.110, quindi più o meno su queste quotazioni qua, e porterò con ogni probabilità settimana prossima, poi vediamo. Buona serata a tutti, e mi raccomando, fate attenzione al mercato ancora rischioso, tenete sott'occhio il VIX e verificate appunto una discesa quantomeno sotto 30. Buona serata a tutti.